I bambini hanno il diritto di giocare. Quando i bambini fanno sento polino. Mentre i bambini fanno c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è il lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno tutti gli amici di Gesù e degli altri amici. Perché certe volte quando i zingari vogliono il minestro, prendono gli altri. No, prendono la sabbia, le pietre. Cioè ci sono tanti bambini che in altre partite e poi mangiano terra. E perché? Perché non hanno cibo. Perfetto, no? Invece e ogni bambino invece ha il diritto. L'erba, se prendono l'erba, se la mettono addosso perché non c'è niente. E mi vergogno. Ogni bambino ha il diritto di avere una famiglia. La famiglia è una cosa importante, ma tanti bambini non hanno la famiglia. Noi invece sì. Noi abbiamo una mamma e un papà che ci vogliono bene. Siamo fortunati. Abbiamo nonni, fratelli e sorelle che ci vogliono bene. Persone che farebbero di tutto per renderci felici. Questa è la mia mamma e il papà e questo sono io. Questo è il gioco. L'amore è il gioco più bello del mondo che non esista mai e poi mai. Non so più andare sull'altalena di un fil di lana. I bambini hanno bisogno di amore e di comprensione. Angela, sai una cosa? Che cosa? Che ogni bambino ha il diritto di giocare. I bambini non devono essere abbandonati, se no allora non c'hanno più cibo. E poi chi fino a da soli si possono bruciare la casa e tutto abbandonato e infuocato. I bambini devono studiare perché è importante per la loro crescita. È importante studiare perché si diventa liberi. I bambini non devono essere maltrattati. Venite a parlare. I bambini sono tutti uguali. Voglio tornare a fare perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua.